mi trasformo nella mia morte. La mia vita è piccola, si fa più piccola. Il mondo è verde, niente è tutto. Ogni volta do delle definizioni che poi e di conseguenza altre successive, no? In qualche modo cancellano la precedente, per cui se un mese fa ero un ingegnere del medium della pittura, adesso non mi riconosco più, no? Io ho iniziato intanto a lavorare da piccolo, ho avuto questa consapevolezza e quando poi ho deciso di fare l'artista, ho fatto le mie cose a Palermo, quelle che si potevano fare in quegli anni. E poi ho sentito l'esigenza di spostarmi, perché insomma, se, a fare questo lavoro non si può rimanere isolati in un luogo, bisogna muoversi. E quindi l'idea fu quella di, all'età di 32 anni, di andare al nord e scegliere la città dove vivere. Allora, vediamola così, un bicchiere vuoto che aspetta di essere riempito. Che dire? Noi siamo i gemelli Carlo e Fabio Ingrassia, i fratelli Carlo e Fabio Ingrassia. Non saprei. Una breve presentazione, niente, sono un pittore, il mio nome è Piero Zuccaro. Insomma, ho pensato sempre di stare nel mondo dell'arte, già fin da piccolo, però non era, come dire, scontato la pittura. Sono un artista siciliano, mi chiamo Giovanni Bianco e ho sempre pensato che la Sicilia in qualche modo sia caduta su di me, non casualmente. Iniziata credo fin da bambina e non l'avevo all'inizio coltivata per una ragione, come dire, semplicemente così di idee diverse rispetto, insomma, alla mia vita, a quello che avrei voluto fare. E poi le passioni, forse se non le segui, ti seguono loro. E quindi poi ho iniziato, diciamo, con un po' di ritardo, ma ho iniziato. Mi chiamo Giulio Catelli, sono pittore, sono nato a Roma, lavoro soprattutto a Roma, ma no, guarda, non io faccio. Sì, perché a casa mia la pittura c'era, vedevo i quadri appesi, mio padre che disegna, scolpisce, insomma, è venuta. La passione, diciamo che l'ho avuta sempre, da ragazzino. E niente, poi con gli studi, le cose, il lavoro, poi non so, ho cominciato e basta, ma e sono qua. Io sono nato a Scicli e vivo e lavoro a Scicli dall'81. Io lavoro e vivo nella campagna di Comiso, ma da circa 6 anni. Allora, mi chiamo Giuseppe Colombo, sono di Modica, lavoro a Modica. Sono un pittore figurativo, quindi dipingo essenzialmente ciò che vedo, poi con i vari trasporti poetici del caso, diciamo. Questa è una bella domanda, bellissima. Ok, allora io prendo un caffè zuccherato e delle fette biscottate. Col caffè? Ma da un po' di tempo, da parecchio tempo, con caffè e cornetto. No, di solito io prendo un caffè, normalmente, però ci sono dei periodi in cui mi viene la voglia di prendere yogurt insieme a muesli.
Deriva probabilmente da come mi sveglio la mattina, quindi se ho dormito male, per come forma di punizione, tendo a non fare colazione. Anche sì, è una domanda importante, perché quando sono in Sicilia sono esigente. Spari in notizia. No, io a colazione devo dire preferisco la Nutella. Ecco, mi piace per esempio quando sono dalle mie parti, sono di Ispica, pigliare la macchina e andare al noto Caffè Sicilia, fare colazione. Anche lì bisogna vedere se che periodo dell'anno. Ma il caffè, devo dire, accompagnato da un buon succo di ananas, danno sicuramente un contributo energetico importante. Latte e caffè, semplicemente. No, io da tanti anni non faccio colazione, prendo solo il caffè. Faccio male, però. Mi alzo che non ho fame. D'inverno mi piace fare colazione con cannoli di pasta sfoglia alla crema di vaniglia all'arancia. tu mi stuzzichi, scusa. Faccio colazione con il caffè americano, quello lungo. Sì, era. Non so, avevo 12-13 anni, ho fatto sto quadro. Una faccia, una testa. Doveva essere mia, la mia faccia. Dipinto alcol, olio all'alcol. È un piccolo paesaggio, un piccolo cartone di 20x30 ed è il castello di Modica, visto dalla finestra di casa mia. Un ragazzino, 9 anni, il mio primo quadro l'ho fatto al calzolaio che stava di fronte a casa mia, quindi ho fatto la gabbia con i canarini. Sai, calzavai una volta tenevo le gabbiette con gli uccelli fuori, no? E lui mi ha dato 500 lire all'ora, che per me era una cifra, sono andato 3 volte al cinema con la cifra. Dunque, forse andavo in terza elementare, quindi 8-9 anni, forse 8 anni. Ci fu un concorso, insomma, le maestre fecero partecipare i suoi gli studenti a un concorso e bisognava rappresentare una casa. Ecco, mi ricordo questo disegno qua e io vinsi questo concorso, cioè all'età di 9 anni. Poi, naturalmente, di concorsi nella mia vita di questo tipo non ne ho più fatti. Neanche più in là. Una cosa che mi piace, basta. Non so, l'arte basta, è tutto. No? Ma per me l'arte è tutta è arte. Cioè, arte è quella che fanno i bambini a scuola, è un'arte rozza, però pura. Arte è quella che vediamo anche nei ristoranti, è arte. Arte è quella nei musei. Se la risposta deve partire da questa domanda, preferisco criticare la domanda spostando il baricentro verso la vita. Se si sa definire che cos'è la vita, di conseguenza la vita che alimenta i gesti degli uomini e alimenta anche l'arte. Ma papà, ma perché tutto chi lo capisci, hai fatto tu, ha fatto il nonno, ha fatto lo zio, è fatto bene, e l'altro no, e tutti gli altri no. Perché vedi, ci fa o papà, un muro è fatto non che mano, ma è fatto con la testa. Ora, Marini, ora il padre gli disse, vedi papà, perché un muro ha di essere un colpo d'occhio. Quindi l'opera fatta a colpo d'occhio. Parallelamente Marino Marini diceva ad Antonio Brancato, dice, ma maestro, quando un'opera si può dire conclusa? L'opera a colpo d'occhio. Quindi avevano lo stesso vocabolario. Cioè,
Il padre un analfabeta e Marino Marini hanno lo stesso vocabolario, l'opera a colpo d'occhio. Ecco, noi, forse noi guardiamo a questo, ad un'opera a colpo d'occhio. Mi piace tutto, però poi nel mio intimo capisco che non è vero. È poca cosa l'arte. Finché c'è un legame tra l'emozione e il colore, insomma, la cosa può andare avanti. È quello il più che forse... No, vabbè, anche la fotografia può essere emozionante, però con la pittura secondo me è diverso, rimane sempre una cosa più emotivamente diretta, no? Mentre la fotografia fa i conti comunque con la realtà, insomma, se c'è qualcosa che nell'immagine a me non mi piace, non la faccio, oppure se c'è qualcosa che io voglio accentuare, non lo so, adesso... Secondo me la pittura è un mezzo più libero, poi c'è il fatto fisico, no? La materia, cioè il colore più o meno liquido, denso, insomma... È molto più, ti dà molte più possibilità. Faccio questo perché io sono un pittore realista in qualche modo, insomma, il percorso è quello, anche se è un realismo mio, insomma, cerco di personalizzare. Però mi interessa, cioè, il dato reale delle cose, no? Per me c'è la pittura, per come la vedo io, deve avere una vita dentro. A me tutto avviene in maniera naturale. A volte delle immagini sono insistenti nel tuo animo, che premono per essere dipinte, insomma. Il filosofo cinese una volta gli hanno chiesto sulla modernità, no? E lui ha detto, ma quello che è importante non è essere moderni, è essere eterni. Per la poesia, per il bello, però lo riconosciamo. Se non mentiamo, lo riconosciamo. Quindi dire che l'opera di Michelangelo è bella, non è che stiamo dicendo, insomma, però è un concetto difficile. Può essere bella anche, appunto, una pittura di Goya, dove i parametri sono completamente differenti, oppure, non lo so, un quadro di Kirchner. Quindi il concetto di poesia o di bellezza è difficile. Quindi io non è che quando inizio a lavorare mi pongo questo obiettivo. Semmai poi dopo il risultato sono felice se ho raggiunto un frammento di poesia, un frammento di bellezza, o se altri riconoscono in quello che ho fatto qualcosa che ha questo contenuto. Perché per forza di cose noi vogliamo, no, vedere dei prodotti o comunque, ma non necessariamente, però in verità c'è questa vita, no? Mi parlavi di lavoro, c'è questa vita, no, che contiene tutto, poi per forza di cose, no? Devi tirare, no? Devi mostrarti, no? E lì mostri qualcosa, ma veramente è come una sorta di punta di un iceberg, quello che mostro. Pertanto sì, può essere, no? Un dipinto, ma... Per me il dipinto non è che in qualche modo quel 10% che mi definisce, no, dà una tangibilità a quello che ho fatto, assolutamente. Quello è semplicemente, come dire, fa parte di questa grande percentuale, no? Però c'è veramente un immenso intorno, no? Che non si vede, ma c'è. No? L'altro giorno citavo questo verso di Mark Strand, no? A proposito dell'invisibile, no? L'invisibile rimane tale, no? Purtroppo, ma forse meglio, insomma. Ecco, c'è anche questo lavoro, no? Non si vede, però
io lo sento, lo so che c'è. Abbiamo risolto il problema del cibo, abbiamo risolto il problema del lavoro, abbiamo risolto il problema delle abitazioni, ma non abbiamo ancora risolto il problema delle primavere. Naturalmente i colori preferiti miei, i colori, cioè vanno dal giallo, arancione, verde, caldo, questi colori caldi. Il colore preferito? Non lo so, il sole. Non è un colore. Il mio colore preferito è il blu. Il colore più che ci piace più. Allora iniziamo dal colore. Noi amiamo che colore? Abbiamo lavorato col grigio, il grigio particolarmente. Il mio colore preferito, non lo so, ce ne sono tanti. È chiaro che preferisco l'azzurro, il blu, insomma, questo. Però sto cambiando. Il verde. Allora, il mio colore preferito in generale sono i blu. Nella pittura a me piace moltissimo un colore che è il grigio di Paine. Il mio? Verde. Verde. I colori preferiti, anche se non, diciamo, sembra, a me piacciono tutti i colori, tranne, diciamo, i verdi. Il mio colore preferito sarebbe il rosso e il giallo. Il mio colore preferito, te l'ho detto, è legato al momento. Non lo so se esiste il mio colore preferito. Preferisco la relazione fra i colori. Rende felice sicuramente annaffiare le piante. Cosa, ci rende felici? Sì. Ahia. La felicità non è di questo. Non è di questo. Non ci appartiene, non lo so. Cosa mi rende felice? Vabbè. I sentimenti. E la felicità è riconoscere che quella natura, che sembra a volte talmente distante, come se ci fosse data, è come se noi fossimo estranei alla natura stessa, e invece è composta dagli stessi atomi del nostro corpo, della nostra mente. Ah, sono felice quando ho concluso un lavoro, assolutamente sì. Un momento, non saprei rispondere così. Sintetici. Una giornata di sole, per esempio, è bella, no? Può rendere felice, ecco, come questa. Stare con gli altri e mia figlia e mia mamma. Felice, vorrei dire, una cosa stupida, no? Mia figlia, quando mi chiama pa. Farò riuscire quando faccio un buon dipinto. Cosa mi rende felice nella vita ancora non l'ho capito, però forse nella vita rende felici la felicità, penso. In questo momento cosa ci rende sereni, forse. Ecco, sereno. Onestà intellettuale. L'onestà intellettuale? La mia vita mi rende felice. Sì, mi rende felice la mia vita. Mi rende felice la possibilità di morire. Ah, Madonna. 1, 2, 3. So we meet again after several years. Several years of separation, moving on, moving around. Did we spend this time chasing the other's tail?
belong to you. Oh, 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 oh. I can never belong to you. On the boat behind, skiffling rag, skiffling rag, shuffling waltz, shuffling waltz. You're the up tiptoe ballerina on the chorus line. Sing oh 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 oh. I can never belong to you. Oh 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 oh. I can never belong to you. I can never belong.